Chi si siede qui deve avere le gambe molto corte. Credo che le mie non siano tanto corte. Grazie, quello è il mio zaino. Posso metterlo dietro insieme alle bottiglie d'acqua? No, no, grazie. Lo lasci lì dov'è. Ehi, una stella cadente, la vedi? Sì. Ora possiamo esprimere un desiderio. Annabelle, le mie pillole e un bicchiere d'acqua. Dove sono le tue pillole? Nella tasca a destra. Nella tasca a destra. Ma qui non c'è niente. Niente. Werner? Werner? Giulia, mi dispiace, non c'è nessun cliente di nome Daniel. Ne sei sicuro, Ben? Ieri mattina stava al safari con me. Qui non c'è nessun cliente di nome Daniel. Mi dispiace. Grazie. Non c'è nessun cliente che si chiama Daniel. Com'è possibile? Allora è stato solo un sogno. Non può essere svanito nel nulla. Se non fossi così sicuro di rivederti domani, non ti lascerei andare via. E io non me ne andrei. Lui ha detto che fra noi c'è qualcosa di speciale e sento ancora il suo bacio sulle labbra. Non posso aver sognato. Beh, che cosa dai a quella bestiaccia? Cuore crudo di coniglio, solo roba pregiata. Perlomeno vuoi bene agli animali. Quando parte il tuo aereo? Non so se l'hai notato, ma qui nessuno ha bisogno di te. Annabelle, sai che conosco il tuo desiderio più nascosto e più grande? Muori dalla voglia di dar da mangiare il mio cuore a quel falco. Vedo che non ti si può nascondere niente, mio caro cognato. Parliamo sul serio. Come mai quell'infarto improvviso a papà? Non c'erano state avvisaglie? Non ti sei mai preoccupato della salute di Werner? Dove hai imparato a recitare il ruolo del figlio affettuoso? Ti conosco, sai? Per te deve sempre essere colpa di qualcuno. Come con Philip. Allora insinuasti che eravamo stati Werner e io a uccidere quel povero Philip a causa della nostra sfrenata ambizione. Mi devo correggere. Tu sei senza cuore. Il che è anche pratico, no? A un cuore di pietra non viene l'infarto. Se lo dici tu, mio caro cognato. Con chi parlavi al telefono, Giulia? Con la riserva, mamma. Dovevo avvisare. Allora? Che cosa hanno detto? Che è tutto a posto. Giulia, siediti qui con noi, sei così pallida. Grazie, Tobias, ma non è niente, solo stanchezza per il lungo volo. Volo? Ma da dove venite? Siete state in vacanza? Veniamo direttamente dal Sudafrica. Mm. E avete pensato di fare una scappata dal vecchio Tobias prima di arrivare a casa? Sì, più o meno. È per la cartolina che hai inviato, ricordi? Cartolina? Quale cartolina? Questa qui. Ah, l'incontro di classe. Ma non è recente. Quanto tempo è passato? È già più di un anno. Peccato che non c'eri, ci sei mancata tanto. Hanno chiesto tutti di te. Davvero, ci sarei voluta essere. Ti credo. Senti, Krista, avete potuto prenotare dal Sudafrica un albergo qui a Falkenthal?
O dovete andare a casa oggi stesso? È lontano? No, non abbiamo nessun hotel. E detto francamente, Tobias, non sappiamo neanche dove dormire questa notte. Ah. Beh, siete davvero fortunate. La casetta che affitto per le vacanze si è liberata oggi. Se volete, potete restare un altro giorno. Grazie, Tobias. Grazie infinite. Non lo rivedrò più. Se neanche in hotel sanno dove è andato, che possibilità ho di ritrovarlo? Lo devo dimenticare. Non ha senso continuare a pensare a lui. Ma ho già perso tante cose. Voglio conservare almeno il ricordo del nostro giorno insieme. Quante volte te lo devo dire? Non ti devi affaticare così. Se vuoi sapere come va in fabbrica, usa il telefono in camera. Non mi trattate come se fossi un vecchio decrepito già mezzo morto. Su, in camera mia, mi sento un emarginato con un piede nella fossa. Oh, Eva, se vuoi farmi una cosa gradita, preparami un paio di uova strapazzate. No, non se ne parla neanche. Il colesterolo è un veleno per il suo cuore. Adesso le faccio una bella macedonia di frutta. Sì, sì, è proprio la colazione giusta per lei. Eva, grazie per non aver mantenuto la parola che mi avevi dato. Voglio dire, se non avessi parlato del mio cuore, forse Annabel non avrebbe agito nel modo giusto quando è arrivato l'attacco. Signor Graf. Sì, voi due mi avete salvato la vita. Vado a fare la macedonia di frutta. Voglio dirtelo un'altra volta, grazie Annabel. Ti prego, Werner, non mi devi ringraziare. Ho fatto solamente quello che andava fatto. Mi metti in imbarazzo? No, vado addirittura oltre. Voglio scusarmi con te per il fatto di aver litigato riguardo alla mia successione al comando della ditta. Questo significa che vuoi ripensare alla tua decisione? Sei una controparte abile e testarda nelle trattative. No. Comando ancora io nell'azienda e mantengo la mia decisione. Vedremo quello che ne dirà il caro Frederick. Posso fare qualcosa per te? Sì. Potresti dimostrarmi il tuo grande affetto portandomi un caffè, ma decaffeinato naturalmente. Mamma, ti prego, devi reagire. Non sei mai stata così silenziosa. Ma non mi ero mai sentita tanto... tanto povera e disperata. Ormai ho toccato il fondo. Non è possibile cadere più in basso di così. Ce la caveremo, vedrai. È colpa mia se Herman è morto. Forse aveva una famiglia. Moglie e figli lo staranno aspettando. Oh, signore, che cosa ho fatto? Ti sbagli, mamma, non c'era nessun cadavere. Non c'era niente. Non si muore così facilmente. Quell'uomo... Herman. Quell'Herman era ubriaco. Avete litigato perché avevi perso tutti i soldi che ti aveva dato per giocare. E durante la discussione, Herman deve essere inciampato e ha battuto la testa. Forse sarà svenuto per qualche momento, ma poi si sarà rialzato e sarà andato a casa. Ne sono sicura, mamma. No, no. Purtroppo non c'è alcun dubbio, tesoro. No, non puoi esserne certa, mamma.
Devi stare tranquilla, smettila di angosciarti così. Adesso abbiamo bisogno di una buona colazione. Buongiorno, papà. Buongiorno, Lily. Hai messo tutto in tavola? Manca qualcosa? Sì, potresti portare burro e formaggio? Certo. Di un po', dov'è finito tuo fratello? Sai se si è già svegliato? Sì, è anche uscito, non so dove sia andato. Nico va e viene come vuole. E con me invece fai subito storia se per una volta arrivo con 10 minuti di ritardo. Ne abbiamo parlato 100 volte, ragazzina. Nico ha 24 anni e tu invece solo 17. Sì, e in più io sono una signorina, lo so. Già. Forse Nico ha un'amichetta, che cosa ne dici, papà? Se fosse così lo sapresti prima di me. Ah, no. Non credo proprio, sai. Non si farebbe vedere. Avanti. Buongiorno, Tobias. Salve. Buongiorno, Julia. Mia figlia Lily, Julia. Sua madre è una mia ex compagna di scuola. Ci hanno fatto una sorpresa e hanno passato la notte nella casetta delle vacanze. Salve, molto piacere. Il piacere è mio. Amo le visite. Tobias, abbiamo un piccolo problema. Ci offri la colazione? Papà, non hai apparecchiato per gli ospiti, non ti vergogni? Sì, giusto, hai ragione tu. Sai, è la forza dell'abitudine. Scusa, Julia. Ma non vorremmo disturbare. Ah, sciocchezze, gli ospiti devono essere viziati. Dai, vieni, scegliti una marmellata. Nico, che cosa fai qui di domenica, figliolo? Vuoi cominciare a preparare le decorazioni per il compleanno? No, io... Buongiorno, Eva. Giorno. Ecco, volevo solo informarmi sulla salute del signor Graffenberg. Allora ti ha mandato Tobias? Sì, è molto preoccupato perché il signor Graffenberg è uscito così presto dall'ospedale. Anche noi siamo preoccupati, non si vuole riguardare per niente. Pensa che si è già alzato. Davvero? Sì, ma mi raccomando, di' a Tobias che può stare tranquillo, che non c'è motivo di preoccuparsi. Sarà fatto, Eva. La macedonia mi fa impazzire. Giù le mani. Questa è tutta per tuo nonno. È molto dolce. Ne vuoi un po'? Si è scatenato l'inferno. Si è riunita tutta la famiglia. Non possiamo andare su da me. Peccato. E adesso cosa facciamo? Senti un po', in questo periodo avete degli ospiti? No. Mi sento in colpa, scusami se ti ho lasciato solo con tutto quel lavoro da fare. Non dire stupidaggini, sei l'ultimo che si deve rimproverare qualcosa. Ti ho mandato io stesso in Sudafrica, ricordi? Sì, lo so, ma non era il momento giusto per andare in vacanza con tutti i progetti in cantiere. Te lo ripeto un'altra volta, non hai niente da rimproverarti. Io ti avevo dato un incarico. E devo riconoscere che te la sei cavata alla grande, figliolo. E poi hai portato Frederick qui con te. Per questo ti ringrazio. Avanti adesso, aiutami con questa maledetta macedonia di frutta. Guarda che non è merito mio. Frederick è venuto di sua volontà quando ha sentito della tua malattia. Lo ha deciso da solo. Tu significhi molto per lui, nonno. Più di quello che credi. Lo hai costretto ad uscire allo scoperto. Vorrei soltanto che fosse successo in un'occasione meno drammatica. Grazie. Grazie, ragazzo mio. Bene, adesso racconta un po'. È davvero così bello il Sudafrica? Da dove devo iniziare? Quella terra mi ha stregato sul serio. Lily, porta una forchetta per il formaggio. Fare la guida nei safari non sarebbe proprio un lavoro per me. Troppa responsabilità con tutta quella gente. Avrei sempre paura di perdermi qualche turista. All'inizio avevo paura anch'io, ma è del tutto normale. Per fortuna non si è mai perso nessuno. E che cosa avresti fatto se, per esempio, vi avesse attaccato un branco di elefanti infuriati? Gli animali non sono cattivi. Possono attaccare per paura se ci si avvicina troppo. La maggior parte delle volte scappano. È proprio così. Tobias sembri un vero professionista. No, guardo solo i documentari sugli animali. Oh, anch'io. Di un po', Tobias.
Tua moglie non fa colazione con noi? No. Non abita più con noi. Scusate. La marmellata di lamponi è squisita. Grazie, lo riferirò a Eva. Eva è la governante del nostro capo e ci regala sempre le sue marmellate. Fare la guida di safari in Africa deve essere un po' come affittare il nostro appartamento delle vacanze. Si conoscono tante persone, ma poi se ne vanno e l'amicizia finisce. Sì, uno deve stare attento a non affezionarsi troppo ai turisti. Che diavolo è? L'aspetto di una borsa da viaggio. Ma gli ospiti sono partiti, non capisco. Che importa, basta essere soli. E se entra qualcuno? Dai, mettiti comodo. È più eccitante. Basta mettere una sedia sotto la maniglia. No, qui non posso. Potrebbe entrare mio padre e non sarebbe proprio il caso. Allora andiamo da me. Di nuovo alla villa? Credevo che... No, ma quale villa? In azienda. Nel mio ufficio. Che idea. Anch'io ho un sogno nel cassetto, mie belle signore. Una lunghissima vacanza. Perché siete venute via? Io non avrei mai lasciato il Sudafrica al posto vostro. Mamma non si è adattata al clima, per questo siamo tornate qui. Capisco. Oh, il nostro clima è straordinario. Abbiamo alberi da frutta e fiori. Avete voglia di fare un giro in bicicletta? Vi mostrerò Falkenthal. Si potrebbe dire che stai guardando la foto della tua amante, zio Frederick. Non ci sei andato molto lontano. Niente e nessuno ha tanta importanza per me come questo hotel. Ti sembra stupido? Niente affatto. Secondo me non è importante chi o cosa si ama, ma il solo fatto di amare. Ben detto. Sono contento che tu non assomigli affatto a tua madre. Non dire così. In alcune cose le assomiglio molto. Ci si può autoconvincere? Perché Julia non chiama? Che diavolo sarà accaduto? Le ho messo il mio numero sul cellulare, è in memoria. Si dovrebbe notare una nuova registrazione sotto la D. Non credi? Dagmar, Daisy, Doreen, Doris, Dunia. Sì, un Daniel lo noterei. Non prendi mai qualcosa sul serio? Mi dispiace. Presto partirò. Ti giuro che appena sarò tornato in Sudafrica verificherò sul posto dove è finita la tua fata dei safari. Sta tranquillo, ci penso io. Qualunque cosa prometta, non credere neanche a una parola. Ti devo parlare urgentemente. Va bene, vado. Non voglio finire come mangime per il falco. Cosa c'è, mamma? Te lo dico senza preamboli. Ecco, tuo nonno ha deciso di nominare Frederick suo successore nell'azienda. Questa è la migliore barzelletta che abbia mai sentito. Mi dispiace, Daniel, è la verità. Werner me l'ha detto proprio in faccia, poco prima di quel malore. Ma come può farmi una cosa del genere? Ma insomma, non sono io che... Nonno è affetto da demenza senile, per caso? Ho qualcosa da rimproverarmi, dimmi, dov'è che ho sbagliato? C'è uno straccio di motivazione che giustifichi questa dannata scelta! No, non ci sono motivazioni. Daniel, tu sei l'unico adatto a succedergli nell'azienda. Dobbiamo fare qualunque cosa per fargli ritirare questa assurda decisione senza senso. Ti prego, parlagli subito, va da lui. No, ora non me la sento. Prima mi devo calmare. Aspetterò un paio di giorni. Tu sei troppo buono, Daniel. Troppo buono, figlio mio. Accidenti, sembra che non sia stata usata da almeno 20 anni e invece sono solamente 2 anni. Era la bici di mamma, lo sai? Sei gentile a prestarmela. Ah, credo che le cose vogliono essere usate. Lily, mi dispiace che tua madre se ne sia andata. Mi dispiace per tutti voi. No, non occorre, non è stato tanto doloroso.
Niente urla e litigi, hanno capito che il loro matrimonio era finito e così hanno deciso di divorziare. Allora avete scelto voi di restare con vostro padre? Sì, certo. Mamma si è trasferita in città, ma io non ho voluto lasciare questi posti. Qui è più bello. Sì, è magnifico. L'andiamo a trovare spesso, Nico ed io, e ci sentiamo ogni giorno. Accidenti, Colia! L'avevo dimenticato. Lasciamo perdere il giro in bici, se avevi già un appuntamento. Figurati, neanche per sogno. Scusa, Colia, devi andare da solo in fabbrica. Voglio far vedere Falkenthal a Julia. Ciao, Lilly. Salve. Salve. Colia, non ti volevo portare via Lilly, ma lei... Non so quanto tempo resterà qui, allora preferisco andare in giro con lei. Mi scusi, vero? Certo, certo, è giusto. Hai ragione. Allora ci vediamo domani in ufficio. Vi auguro buona giornata. Ciao, Colia. E non lavorare troppo, mi raccomando. Il tuo ragazzo è davvero gentile. Ma non è il mio ragazzo. Voglio dire, è mio amico, ma non nel senso che pensi tu. Ma avrebbe potuto esserlo, no? No, non ci si innamora del migliore amico. Non è possibile. Allora, se vuoi per me possiamo andare. D'accordo. Accidenti, il guardiano! Sei matto? Io non mi nascondo nel mio ufficio. Signorina Kraffenberg, sono venuto qui per finire i miei disegni e io... Lascia stare. Lo farò io per te. Goditi la domenica. Davvero? Ma lo faccio volentieri. Ah, questo lo so. Non è rimasto molto. Ecco, guardi. Ho rifatto i vasi un po' più angolari. E qui la curvatura va rafforzata un po'. È tutto chiaro? Sì, sì. Molto belli, Colia. Però posso finirli io, non sei d'accordo? Sì, certo, non volevo dire questo. Comunque vorrei provare a dare più risalto qui nella composizione e lasciar perdere il rilievo. Tranquillo, mi verrà in mente qualcosa. Sì, però... No, adesso basta. Non ho dubbi sulle tue capacità, ma lo voglio fare io stessa. E adesso fuori e alla svelta. Sì, buona domenica allora. Anche a te. Che deficiente. Adesso mi toccherà finire i suoi stupidi bozzetti dopo che avrò finito con te. Riusciremo a stare un po' in pace oggi? Mi auguro di sì. Tuo nonno vuole veramente designare Frederick come suo successore? Non hai sentito? Da quando l'azienda è stata fondata non c'è mai stata nessuna eccezione fino ad oggi. La fabbrica di porcellane è stata sempre tramandata dal padre al figlio maggiore. Sì, ma questo non significa che sia sempre giusto. Daniel, questo ha dato sempre buoni risultati da 200 anni. Frederick non è il figlio maggiore, il primogenito era mio padre. Se ha preso questa decisione avrà avuto un buon motivo, anche se ha voluto istruire te come suo successore, non Frederick. Infatti, per questo non mi do pace. Tuo nonno ha preso spesso delle decisioni sorprendenti, che in seguito però si sono rivelate giuste e lungimiranti. Non potrebbe essere che voglia solamente Frederick un po' più vicino? Dici così perché gli è rimasto un figlio solo? Mm. Comunque ricordati che se dovesse offrire la successione a Frederick, tu diventeresti ancora più indispensabile. Sarebbe esattamente come se guidassi l'azienda da solo. Appunto.
Mio zio non ne sa nulla delle attuali lavorazioni. Cosa potrebbe fare Frederick senza di te? Saresti molto più importante di oggi. Ho capito che cosa vuoi dire, ma in questo momento sono talmente deluso. Mi sento così tradito. Hai provato a parlarne con tuo nonno? No. Non lo posso fare, non ancora. Se andassi da lui adesso lo farei agitare e... No, non voglio farlo. Sì, su questo hai ragione. Meglio aspettare che si rimetta un po' in salute. Dopodiché troverete il momento giusto per parlarne e meglio ancora anche con Frederick. Aspettare, aspettare. Praticamente non faccio nient'altro. La mia vita va a rotoli e io sto qui solo seduto ad aspettare. Che cos'altro stai aspettando? Niente di particolare, una telefonata. Senti, ti posso aiutare? Così avrai qualcosa da fare. No, no, ormai ho quasi finito. Quella che aspetti non è certo una telefonata di lavoro e neanche di un ex compagno di scuola, questo è certo. E visto che sei tornato dalle vacanze da poco, guardami un po', ragazzo mio. Per caso ci siamo innamorati? Eva, a volte tu mi spaventi. La Jim è come in un libro aperto. È un guaio, un uomo non deve avere una faccia che mostra emozioni. Sta tranquillo, ti conosco da quando sei nato e so leggerti dentro. Allora, come si chiama? Julia. Su, forza, ci siamo. Eccoci arrivate. Questa qui è la cosa più interessante da vedere a Falkentan, la villa Grafenberg. Un hotel? No, è la casetta della famiglia Grafenberg. Soltanto una famiglia? È una famiglia numerosa o hanno bisogno di tanto spazio? Hanno bisogno di tanto spazio per dare grandi feste, impressionare i concorrenti in affari, insomma, per fare scena e cose del genere. Falkenthal in fondo è un marchio di fama mondiale. Porcellana di Falkenthal, ma certo, è vero, è molto famosa, avrei dovuto capirlo subito. Sì, la famosa Falkenthal siamo noi. Noi? Sì, qui quasi tutta la gente lavora per i Grafenberg. Mio padre, per esempio, è l'autista. Nico è il tecnico della casa e io dipingerò le porcellane. È davvero una bella professione. Allora sei una giovane artista. Sì, non ti dico cos'è stato l'esame d'ammissione. So che andrò incontro a parecchie difficoltà, ma in fondo sono brave persone i Grafenberg. In particolare il giovane capo. Ti piacerà. Dai, vieni. Arrivo! Oh, stai facendo un solitario. Questo significa che sei arrabbiata. Sì, sono infuriata, è proprio così. E anche preoccupata. Mi domando se hai il sangue nelle vene, visto che te ne resti così calma in una situazione del genere. Scusa, quale situazione? Mi sono persa qualcosa? Stento a credere che tu sia figlia mia. Werner vuole nominare Frederick suo successore. Il futuro di Daniel e della fabbrica della porcellana sono in gioco. E tu mi chiedi candidamente se ti sei persa qualcosa. Tutto qui. Ma questi sono solo progetti. I progetti cambiano. Ma non ci si può fare affidamento. Non si può più fare affidamento su niente. Avevo sperato, nota bene, solo sperato, che Frederick si comportasse come suo solito. Cioè in modo stravagante. Invece? Mi aspettavo che ricominciasse a litigare col padre. Allora Werner avrebbe rinunciato a designare lui come successore. Oh, davvero? Hai ragione, è strano. E invece di essere arrogante, il tuo caro zio, ora fai il bravo bambino. Ma Frederick è già al corrente dei progetti del nonno. Credo che sia l'unica a non sapere niente. Beh, quando lo verrà a sapere gli prenderà un colpo. Ti ripeto che in queste cose non si può fare affidamento su niente. Mi metteresti la crema? Perfino tu non mi sei di nessun aiuto. Lo sapevo che avresti detto così. Che cosa può esserci di tanto importante da farti trascurare la salute anche adesso? Mi sto riguardando. Sono seduto. E inoltre non è il lavoro che mi ha portato a questo punto. Ma mettiamoci una pietra sopra. Niente è più mortale che il morire di noia. Sei un vecchio testardo. Philip non ti è bastato? Frederick, lascia in pace il tuo povero fratello. Philip non è morto a causa del troppo lavoro, non te lo ricordi? Ma a causa di un grave problema cardiaco.
Va bene, non voglio litigare. Qualunque cosa tu stia facendo, non posso chiedere a Daniel di farlo per te. No. Non è affatto urgente. Va bene, per dimostrarti la mia buona volontà, adesso chiudo gli occhi per un po'. D'accordo. Allora ti lascio solo, papà. Frederick, resterai fino al mio compleanno? Se tu vuoi, sì, certamente. Grazie, figlio. Veniamo sempre qui a fare il bagno. È il posto più bello del lago. L'abbiamo scoperto io e Tolia. Sì, è davvero bello. Che cos'hai? Sei diventata triste? No, niente. Non si fa quella faccia per niente. Stavi pensando a qualcuno? Mi sono solo ricordata di un altro lago. In Africa? Sì. Ci sei andata a nuotare con qualcuno, vero? Ho indovinato, eh? Con un uomo, ammettilo. Sì. Tu sei bella cotta. Uno meno racconta e peggio si sente. Non ti sfugge niente, eh? No. Per quanto riguarda questo, no. Ok, allora. Sono triste perché penso a quel ragazzo. Perché non mi racconti tutto? Vedrai, ti farà bene. Non c'è molto da raccontare, ci conoscevamo da un giorno. Non sapevo niente di lui, solo che era quello giusto. Non ho il suo indirizzo, non so neanche il suo cognome. Forse ho qualcosa per te. Su, vieni. Dai, muoviti. Eva, senti, tu credi all'amore a prima vista? Io non l'ho mai vissuto, però sì. Sì, ci credo, Daniel. Io non lo credevo possibile. Lo sai, si dice che uno può farsi un'idea completa di una persona nel giro di soli 5 secondi, che non occorre molto di più, e che quest'idea, una volta fatta, non può essere modificata. L'ho letto in un libro. Quante cose leggi. Però è vero, quando ho visto Julia per la prima volta mi sono detto, è lei, lei o nessun'altra. Però non mi sembri felice. Evidentemente lei non vede la cosa come la vedi tu. Non lo so, credevo che Julia la pensasse come me. Poi però è successo tutto così in fretta. Il collasso del nonno, la partenza affrettata. Non l'ho potuta incontrare, non l'ho avvertita e non ha ricevuto il mio messaggio. Almeno così credo. E poi ho saputo che anche lei è partita di corsa, ha lasciato il Sudafrica e nessuno sa dove sia andata. Ti ricordi ancora di quel vecchio albero? E delle storie che ti raccontavo quando eri piccolo? Sì, ma non ho più 5 anni e non credo alla leggenda del vecchio albero o che i dolci nella calza li mettesse la Befana e non tu. Se rinunci alla speranza, rinunci a te stesso. La leggenda narra che 400 anni fa qui viveva una coppia di innamorati molto molto povera. Poi l'uomo ebbe la fortuna di andare al sud e fare tanti soldi. Ma prima di partire venne qui, insieme alla sua amata, e sotterrò una ghianda proprio in questo posto. E poi le disse, com'è sicuro che qui crescerà un albero, così è sicuro che io tornerò da te. Ha davvero l'aspetto secolare. Continua a raccontare, lui tornò? Probabilmente no. Storie del genere finiscono sempre in modo tragico. Giusto. La donna andava dalla piccola quercia tutti i giorni e la vedeva crescere dritta e forte. Ma purtroppo il suo uomo non tornava da lei. Allora decise di partire e cominciò a cercarlo in tutto il mondo. E lo trovò alla fine? No, non lo trovò. Come? Nessun lieto fine? Un po' di pazienza. Dunque, a un certo punto, dopo tanti anni, stanca di cercarlo, rinunciò e tornò a casa. Più che certa che l'albero si fosse seccato nel frattempo.
E invece era cresciuto tanto, era diventato immenso. E chi c'era sotto l'albero? Il suo perduto amore che l'aspettava. Ah, questa sì che è una bella storia. Già. Ma non sai ancora la cosa più importante? Da allora la vecchia quercia è il nostro albero dei desideri. Qualunque cosa uno desideri, vieni qui e si avvera. Vieni, ti faccio vedere. Vedi questo buco qui? Ci devi mettere dentro qualcosa che ha a che fare con il tuo desiderio, così che la vecchia quercia sappia quello che desideri. Allora che ne dici? E tu ci hai già provato? No, perché ogni persona ha soltanto un unico desiderio. Sarebbe un peccato sprecarlo. Prima devo essere sicura che non avrò mai un desiderio più grande da esaudire. Ciliegie vaniglia e rabarbaro cocco. Con questo dolce ho vinto il primo premio l'anno scorso. Dimmi cosa ne pensi. Come ho fatto a sopravvivere senza il tuo dolce? Non fanno buoni dolci in Sudafrica? No, sono troppo smielati. Perché lo zucchero allunga la conservazione. All'estero non si sta mai come a casa. Non è come pensi tu. Per me queste sono vacanze. È l'hotel la mia casa. Ne sei sicuro? Davvero non esiste niente che ti potrebbe indurre a restare qui? No. Neanche il tuo dolce, anche se è eccezionale. Il nonno ha già parlato con te? Naturalmente. Mi ha parlato. A che ti riferisci? No, niente. Non è importante. Non voglio disturbarvi. La tua tuta da jogging è pulita. Perché non vai a fare una bella corsa nel bosco fra gli alberi secolari? Dici sempre che quando corri riesci a pensare meglio. Allora va e rifletti su cosa conta di più per te. Ma avete un linguaggio segreto per caso? Di che si tratta? È un affare di cuore. E i segreti del cuore non possono essere rivelati. Ciao, fratellone. Ciao. Come sei pensieroso? La mamma ti ha commissionato l'assassinio perfetto di zio Frederick? Indovinato. Sono indeciso tra il veleno e un finto incidente. Cosa desideri di più al mondo? Cosa desideri più di tutto? Allora, in questo momento vorrei un Bloody Mary, inoltre fama, soldi e la moto di Peter Fonda in Easy Rider. Oh, santo cielo, no, non ci posso credere. Vuoi andare dal vecchio albero e chiedergli di darti il posto di Frederick in fabbrica? Caspita, devi essere proprio disperato. Il sole non ti fa bene, sorellina. Adesso ti faccio vedere. Oh. Dai, vieni a correre con me. Lo sai che sono solletico? Sta fermo. Vattene e lasciami in pace. Su, vieni. Io vado in moto, non amo correre. Va bene, a più tardi. Niente. Niente lavoro, niente appartamento. Cosa facciamo adesso? Questo è il giornale di oggi, domani ne esce un altro, ci sarà qualcosa. Altrimenti. Oh, povera me, non mi riconosco più, Julia. Prima ero sempre sicura di cavarmela in un modo o nell'altro e andavo avanti. Ci siamo già trovate in queste situazioni. Andrà tutto bene. Troverò sicuramente un lavoro. Già, forse tu. Ma io. Facevo la hostess, ma a quest'età è colpa mia. Mi sono completamente rovinata la vita. Ormai è così, purtroppo. Mamma, non essere severa con te stessa. Io ti vorrò sempre bene, con o senza lavoro. Julia, se non avessi te, sei l'unica cosa buona che sono riuscita a fare nella mia vita. Invece di farti dei rimproveri, cerca di crescere. Non è mai troppo tardi per questo.
Ne sono sicura, devi darmi retta. Ma questa volta, ti prego, pensa bene a quello che vuoi davvero. Lo farò. Te lo prometto. Domani dovrò farmi coraggio e dire a Tobias come stanno davvero le cose. Non abbiamo soldi e se non ci lascia la casa delle vacanze finiremo per strada. Mi manca l'Africa. Ma più di tutto mi manca Daniel. Vorrei sapere come andare avanti. Ma soprattutto vorrei rivedere Daniel, l'illusione di un giorno. Ti do la metà della mia conchiglia. Dillo alle tue foglie. E loro lo devono dire al vento, e alle nuvole, e alla pioggia e al sole. Che deve dirlo all'altra metà di questa conchiglia. Così che le due metà diventino una cosa sola e io possa rivedere Daniel. Mamma, non siamo in guerra. Ma certo che siamo in guerra. Una guerra che avremo vinto soltanto quando tu sarai diventato il direttore della ditta. Fidati di me. Avresti dovuto vedere com'era ridotto, Julia. L'uomo ora sta bene. Magari sta facendo un safari. La mia azienda non è una società democratica. Io prendo le decisioni e io ne subisco le conseguenze.